Amici dell'Opinione Equestre, siamo con Salvatore Merendino, allevatore italiano, allevamento dei Folletti, Sicilia. Chiediamo subito a lui com'è l'allevamento italiano in questo momento. In questo momento l'allevamento italiano ha sicuramente un calo di numeri, la qualità è migliorata tantissimo, però dobbiamo fare attenzione perché negli ultimi 2 anni veramente ho visto che ci sono stiamo quasi facendo un passo indietro perché la selezione dei giovani stalloni ci creerà alcuni problemi. Quindi dovremo dare delle indicazioni più precise agli allevatori. Ecco, lei è stato chiamato dal presidente Orlandi a far parte del board per aiutare l'allevamento italiano. Qual è la prima cosa che si può fare per farlo, per aiutare questo Allora, allevamento? anzitutto sono stato chiamato in quanto presidente dell'Associazione Cavalli d'Italia. Il presidente Orlandi ha voluto investire nel board, chiamare nel board le varie associazioni presenti sul territorio, quindi ha chiamato Cavalli d'Italia e ci sono dei consiglieri oltre me che sono nel board. E sicuramente il primo progetto che il Cavaliere aveva presentato in campagna elettorale già è stato rielaborato e visto insieme con la presidenza della FISE ed è passato anche nel Consiglio federale FISE, che è quello di creare un gruppo di cavalli che facciano da portabandiera per l'allevamento italiano e che siano disponibili per gli atleti italiani. Com'è il rapporto FISE-MIPAF? Allora, il rapporto FISE-MIPAF, sta cambiando. Noi abbiamo fatto delle riunioni, ovviamente in FISE, ma appunto per riuscire a fare da trade union con il MIPAF, il rapporto sarà sicuramente più stretto anche in futuro e riusciremo a collaborare perché si stanno instaurando degli ottimi rapporti. Se da lei allevatore e allevatore di grandi risultati, l'allevamento dei Folletti. Come sono stati questi campionati per voi? Ma i campionati sicuramente vanno un attimo rivisti, già avevamo avuto da parte degli allevatori delle indicazioni a travagliato, ora sempre più in maniera più forte ci vengono fatte le richieste, noi ne abbiamo anche discusso in consiglio, ne abbiamo discusso col MIPAF e vedremo di portare le cose con la FISE, l'unione con altre iniziative e purtroppo non è stata molto positiva. Come mai? I cavalli, faccio un esempio, un cavallo di 4 anni entrava alle 7 di mattina, il progetto giovani e con i cavalli giovani che sembrava potesse essere una buona opportunità per far conoscere i prodotti dell'allevamento italiano ai giovani, di fatto non è stato così positivo perché dalla parte non sono venuti a vedere i giovani cavalli, hanno creato dei disguidi e delle problematiche di sovraffollamento che non sono serviti né a loro né a noi. Lei pensa che con un po' di organizzazione la sede di Arezzo potrebbe essere la sede ideale per le finali dei campionati italiani, dei cavalli italiani, pardon. La sede di Arezzo è sicuramente una sede d'eccellenza, è una sede che ha sempre portato, che nonostante piccoli, grandi, quello che vogliamo essere piccoli e grandi disguidi, è sempre stata una sede adeguata. Io penso che col tempo che abbiamo avuto un'altra sede, non so fino a che punto poteva assorbire tutta quest'acqua, i campi potessero essere così disponibili. Non è l'unica, però è sicuramente una sede valida. Poi è al centro, per cui È sempre. abbastanza comodo per tutti quanti. Certo che voi che arrivate dalla Sicilia avete sempre Ma dei noi grossi. avremmo, a meno che non ce lo mettete in Sicilia, avremmo lo stesso problema. Quindi per noi ormai siamo pronti a muoverci. Dai suoi cavalli dei Folletti, come sono stati? Come sono andati? I miei cavalli sono veramente contento. Il mio stallone è Ofiuco, è stato.
è stato protagonista nella categoria dei 6 anni, è stato scelto dallo studiobook SBS come riproduttore, ha preso già una doppia A, ora deve finire l'iter con la visita medica. Gli altri cavalli sono ancora in corsa e sono nei primi posti. Nelle 6 anni avevo 2 cavalli finalisti. Contenti? Grazie mille, complimenti. Grazie.